Ieri pomeriggio c'è stata un po' di agitazione nei giornali perché è arrivata l'eco di un passaparola che è avvenuto nel web a partire da un'udienza che c'è stata il 6 di giugno con i vertici del mondo religioso, dei religiosi, non del mondo, dei religiosi dell'America Latina, i quali tornati a casa, in particolare qualcuno del Cile ha parlato riferendo dello speech, delle parole del Papa dette in una sede privata, raccolta e in un contesto preciso, e ha riferito queste parole che poi sono passate da un web all'altro fino ad arrivare alle nostre agenzie. Che cosa avrebbe detto il Papa? Il Papa, quello che ha fatto più scalpore è che in Vaticano ci sarebbero tante persone che lavorano con zelo e che puntano davvero alla santità, ma c'è anche una lobby gay che condiziona, che vorrebbe condizionare il lavoro. Vedremo che cosa si dovrà fare per... Queste parole non sono state confermate dal portavoce Vaticano, ma non sono state neppure smentite. Io trovo che ci sia una sottile conferma di queste parole, perché il Papa ha stamattina nell'omelia ripreso il resto di quel ragionamento. Il ragionamento, direi, meno scabroso che ha fatto ai religiosi dell'America Latina e che di cui si è avuto notizia ieri. Lui diceva in quella sede il 6 giugno: nella Chiesa c'è la tentazione pelagiana dei conservatori che vorrebbero farci tornare indietro di 60 anni a prima del Concilio. E poi c'è la tentazione gnostica di chi non vede nessuna certezza, di chi va avanti con la schiuma imprecisa delle cose. Oggi, con quello che leggeva Luigi prima, cioè riferendosi all'omelia del Papa, in pratica il Papa ha ripreso quei concetti, no? Perché ha parlato di strade sicure, di non andare indietro. Di non andare indietro e di non andare troppo avanti come fanno gli adolescenti che vogliono tutto e subito e poi si scivola come quando la strada è ghiacciata. In pratica ha ribadito, direi, il concetto di fondo sul quale lui aveva lavorato il 6 giugno scorso, cioè dobbiamo andare avanti sapendo che da una parte e dall'altra ci sono delle tentazioni, noi dobbiamo guardare avanti e stare aperti sui vasti orizzonti della missione della Chiesa. E dicevamo ieri, dicevamo prima che sempre ieri sera in televisione abbiamo avuto notizia che sta prendendo forma, sta prendendo espressione meglio, ha trovato un portavoce, ecco, ha trovato un portavoce, un certo scontento probabilmente che nasce anche all'interno, che prende piede anche all'interno del Vaticano, ma non è certamente la maggioranza, perché a noi risulta che in stragrande maggioranza di chi opera la Santa Sede è semplicemente entusiasta di questo Papa, ma probabilmente c'è qualcuno di nostalgico. E ieri sera ha trovato il portavoce in uno scrittore cattolico che andava in passato per la Maggiore e che oggi fa il nostalgico non si sa di che cosa, e che a un certo punto è arrivato addirittura ad avvertire il Papa a fermarsi nelle cose che dice, e ha invocato quella che secondo lui è la virtù cardine dell'ordine dei gesuiti, la prudenza. Il gesuita presente, padre Spadaro, con grande abilità e signorilità, ha detto veramente: noi siamo prudenti e coraggiosi nello stesso tempo, perché questo ci ha insegnato Sant'Ignazio di Loyola. Prudenti
e coraggiosi. Tutto questo è successo, per ricordarlo anche ai nostri amici a casa, in una trasmissione televisiva. Una trasmissione televisiva che voleva anticipare quello che domani noi celebreremo a modo nostro, e credo con grande efficacia, il terzo mese dall'elezione di Papa Francesco. E bisogna dire che si è avuta la percezione, o almeno io l'ho avuta guardandola da spettatore che faceva lo sforzo di essere sgombro da pregiudizi e da letture preconfezionate, che il gruppo che ha avuto come missione in questi anni quello di appesantire il cammino di Papa Benedetto XVI, e diciamo il verbo è brutto, anche di condizionarlo, questo gruppo non si rassegna e tenta già di muoversi per, non dirò incutere paura e far soggezione al Papa nuovo, ma in qualche modo lanciare degli avvertimenti, come ha acutamente risposto ieri sera il giornalista Massimo Franco. E direi che a mio avviso si stanno organizzando, se questo è il verbo giusto, si stanno muovendo inutilmente. Questo è un Papa che non si spaventa e che non accetta ricatti. Ricordiamo quello che ci hanno detto da Buenos Aires: è un Papa che osserva, che analizza, che discerne, ci prega sopra e poi decide. Non c'è in questa teoria di verbi quella del farsi intimorire. Il Papa riflette e poi decide. Ecco, di questo avevamo bisogno, questo avevamo, ci eravamo augurati. E se è vera, come è vera secondo me, l'interpretazione che ha dato Monsignor Becciu e a cui ieri abbiamo fatto riferimento, il sacrificio di Benedetto XVI ci ha meritato un Papa così coraggioso. Non è un Papa coraggioso a fronte di un Papa non coraggioso. Un Papa coraggioso di ieri, quando si è accorto che non aveva più le forze, che non riusciva a governare la Chiesa come voleva, ha rinunciato nella sofferenza, per amore, ha rinunciato al governo della Chiesa, e da qui è venuto un Papa nuovo, in una perfetta continuità. Un Papa che nel pieno delle sue forze e anche con la sua formazione gesuitica e con il suo carattere non si lascerà condizionare. E noi che cosa possiamo, che cosa dobbiamo fare? Metterci in ascolto del Papa, come facciamo ogni giorno? Metterci in ascolto e fare quello che ci chiede tutti i giorni, pregare per lui. Pregare perché abbia forza e sia autentico, sia se stesso, e non ascolti il maligno, non la dia vinta al maligno, che in varie forme lo tiranneggia, perché il maligno ha una fantasia incredibile e si fa interpretare nei modi meno prevedibili da noi, e quindi dobbiamo pregare perché il Signore gli dia forza.